E attenzione, attenzione, vi voglio ricordare prima di lasciare il video che ho iniziato a fare un po' di live ultimamente, non qui su YouTube ma sul canale Viola. In descrizione trovate il link. Andateci, followatemi e soprattutto seguite tutte le live. Ci vediamo presto, vi lascio il video. E salve a tutti ragazzi, eccoci qui su Marvel Sfida dei Campioni. Siamo pronti per fare questo nuovo episodio. Andiamo ad aiutare i nostri compari del... Oh, ok. Scusate, c'è un po' lento possiamo potenziare qualcuno? Possiamo potenziare qualcuno? Potenzialmente sì, assolutamente. Ad esempio, sto potenziando molto Captain Marvel ultimamente, ma costa parecchio e noi non abbiamo tutti questi soldi. Ultimamente ne ho usati veramente tanti per potenziare tutti i 6 stelle che ho trovato. Ho fatto una grande apertura cristalli per conto mio. E come potete vedere, ho un sacco di 6 stelle in più e ho potenziato in generale maggiormente la squadra. Guardate quanto è diventata forte. E quello che voglio fare adesso è assolutamente. Volevo fare una missione, ma non c'è più. Come facciamo che non c'è più la missione che volevo fare? O è questa? No, non è questa per niente, abbandona. Non c'è più. Non c'è. No! Cavolo. Ops. E volevo... che missione faccio? Non ho missioni da fare perché non ce n'è missioni... Potrebbe essere un problema. E allora facciamoci una bella giornata arene, ok? Possibilmente arene un po' potenti, quindi facciamoci questa direttamente. E usiamo subito i più forti, così vedete che bella squadra che ho. Guardate, questa qui è la combo perfetta dei tre, perché hanno tutti sinergia, quindi gli aumenta anche il potere e tutto. E per il resto va bene così. Andiamo, facciamo un po' di arene oggi. Non abbiamo tantissimo tempo, più o meno un quarto d'ora, perché poi ho altro da fare, tra cui registrare video di domani e dei prossimi giorni, quindi qui cerchiamo di fare tutto meglio che possiamo, eh. Aia, stupido io che... Ok, meno male che... no, sprecata malissimo la speciale 1. Sto facendo un po' il cazzone soltanto perché so che siamo fortissimi e vinciamo comunque. Ma bisognerebbe giocare in maniera un po' più seria ogni tanto, eh. In realtà l'ultima volta che ho giocato, adesso è già 3-4 giorni che non ho più giocato. Forse addirittura una settimana. Odio Emma Frost, la detesto tantissimo, mi spiace, ma è veramente su sto gioco è insopportabile perché è potentissima. E mai una volta che capiti a me, ovviamente. Oh, dai, vai ora, vai. E dai, così. Ok. Perfetto. Spider-Man è veramente, veramente tosto, eh. Ma non quanto lo è Venom. Venom veramente mi ha fatto di quelle battaglie ultimamente stupende. Ok. Bisogna abbassare ulteriormente il gioco. Aspetta, no, scusate, un po' più alto. Volevi? Guarda lì, fregata. Bene, non stiamo usando al massimo il loro potenziale perché chiaramente loro col moltiplicatore per 3 farebbero 70.000 punti a testa. Noi ora li facciamo così perché sennò rankare per tutte le battaglie con lui di solito lo faccio da solo, di giocare al massimo le arene, quindi usare prima degli eroi scarsi fino ad arrivare al moltiplicatore per 3 e poi usare solo quelli forti. C'è qualcuno che ha sinergia con loro particolare, magari? Forse lui, forse Black Panther, ha una sinergia solo... Beh, lui sicuramente, ok, vai, vai, usiamo loro. È la prima volta che uso questo cos'è? Centurione di d'argento. È la prima volta che lo utilizzo, proviamolo. Già. Perché l'ho spacchettato, tra virgolette, l'ho decristallizzato, diciamo così, da veramente poco. E non l'ho ancora mai utilizzato in battaglia. L'ho sempre soltanto avuto contro finora. Mi è sempre sembrato un eroe abbastanza forte. Ma come tutti, in realtà sono abbastanza forti. Bisogna semplicemente magari trovarci, saperli usare e potenziarli a dovere.
Mi spiace solo che vedi il suo colpo pesante è un colpo molto ravvicinato, quindi già qui è una di quelle cose che io non apprezzo un sacco. Però la speciale 2 vedi che gli dà pure il shock, mi piace, questo sì, questo è molto molto bello perché è molto potente. E la speciale 1 è figa. Diciamo che Void non l'ho mai trovato fortissimo, sinceramente, in sto gioco Void. C'è gente che so che ad altissimi livelli lo utilizza un sacco, perché forse avrà qualche abilità sbloccabile poi successivamente ai ranghi maggiori. Ma non dice niente, sinceramente. Omega Red, ecco, siamo con War Machine, quindi Omega Red sarebbe proprio quello sbagliato da combattere. Perché vedete che ci dà subito un debuff assurdo. Fortunatamente siamo molto più forti di lui e quindi riusciamo a reggere il colpo comunque. Infatti, guardate qui com'è stato abbastanza semplice batterlo. Le arene comunque sono divertenti, dai. Passi un po' di tempo, ti fai i tuoi punti, le ricompense sono di medio valore, dai, non ci sono alcune arene ogni tanto che ti danno qualcosina di più, e meno male. Ma quelle classiche che ormai ci sono praticamente sempre, ormai sono un po' così. Ma vabbè, dai, io mi accontento, so che la Kabam non regala nulla. Aia. Oh, voilà, guarda, che bello Iron Man. Aia. Ok, fatto tutto da solo. Ottimo, direi. Anche questo scontro è andato per il meglio. Andando avanti, che abbiamo adesso? Chiaramente io chiedo sempre gli aiuti. Teschio rosso anche molto forte. Oh, ed è la prima volta che utilizzo Captain Marvel 6 stelle. O forse la seconda. Comunque, proviamo a vedere questa arena com'è. Anche Namor è la prima volta che lo uso. È Namor, vero? No, mi sa che uno. No, non è Namor, è uno dei suoi scagnozzi, vero? Non mi ricordo il nome. Quello che non mi piace molto dell'arena è che non ti dica il nome dell'eroe, ti dà soltanto in alto il nome del giocatore e eventualmente la fazione di cui fa parte. E questo mi dispiace un po' perché non ho capito mai perché. Basta dirlo all'inizio il nome del giocatore, la prima, quando fai gli abbinamenti, non serve per forza. Allora, Teschio Rosso mi piace un sacco. E l'ho potenziato parecchio perché quando para è fortissimo. E anche le sue speciali sono veramente assurde. Ecco, diciamo che questo qui, che non mi ricordo il suo nome, è abbastanza potente come eroe. Ce l'ho anche, se non sbaglio, l'ho anche trovato. Forse addirittura 5 stelle. Quindi potremmo potenziarlo un po'. E ora Captain Marvel. Dio, non ci credo. Captain Marvel contro Adam. Adam deve essere forte, eh. Non so che mosse speciali abbia. Praticamente abbiamo due Superman qua. Supergirl e Superman. Sì, è forte perché è imbloccabile. Ok, vai speciale 2 di Captain Marvel che è molto potente. Me l'aspettavo più potente, sinceramente. Vai, usa la tua speciale 3, Adam. Sono curioso. Bellissimo. Che lui per pararsi utilizza quello. Oh no. Beh, non dovrebbe uccidermi. Figa però la sua speciale. Bella, mi piace. Ok, abbiamo vinto anche questa. È stato facile. D'altronde nulla è impossibile, no?
Andando avanti, vediamo un pochino i prossimi abbinamenti come saranno. Abbiamo Havoc, Joe Fixit e Magic. Allora, ok, abbiamo soltanto il suo bonus classe. E per il resto va ben così. Questo qui è forte, si è portato a livelli alti come nemico, almeno come boss l'ho trovato particolarmente fastidioso nella missione in cui l'abbiamo affrontato. Poi chiaramente affrontandolo così normalmente è abbastanza scarso pure lui, eh. Ok, bene, vedi, Magic però si difende sempre egregiamente, non mi ha mai deluso praticamente mai. Infatti l'ho usata un sacco di tempo, è stata nella mia squadra per non mi ricordo neanche quanto, ma un sacco, forse più di un anno. Una dei primi 5 stelle che ho mai avuto, che abbia mai avuto, scusate. Secondo me la torcia umana nelle mie mani farebbe tanta roba, potenziato bene col fatto che fa che dà incendiamento, ma a livelli mostruosi è forte. Oddio, questo qui fa il furbo, sto robottone. Ma noi abbiamo già fixo. Aia, io ho parato, però ho pur sempre parato io. Oh, siamo morti. Bene, cavolo, non me l'aspettavo così forte questo. Ok, d'accordo. Va bene così. Allora, prendiamo le nostre ricompense e per concludere il video direi di andare a fare giusto un paio di arene qui per arrivare a 75.000 punti molto rapidamente. Avrei potuto usare soltanto 6 stelle per far prima in realtà, però dai, va bene così. Qui è uguale, quindi andiamo così. Speriamo di fare abbastanza veloce perché non ho tutto sto tempo. Ho proprio 5, massimo 6 minuti. Ma come? Uno con rating 1000 contro io che ho 7000, non mi sembra molto giusto come confronto. E tu che cavolo sei? Ah sì, l'avevo già incontrato un'altra volta, ma non ho capito sinceramente chi sia. Aia. Ehi. Oh merda. È forte, eh? Ok. Basta riuscire a parare dall'istordimento. E con un po' di pazienza ce lo portiamo a casa. Molta pazienza. Oh. No, no. Oh, che fai? Mi sa che abbiamo perso qua, Mi sa proprio di sì. Sì, abbiamo perso. Porca miseria. Ah, che merda. Andiamo avanti. Oh, Valchiria, ce la fai a non dar fastidio? Per favore. Non chiedo troppo, no? Ok, par tutto. Oh. Tutti
usiamo la speciale 2, va, di questo qui che è molto forte. Vedi questo qua. Che la utilizzi anche lei. E ok, schiva tutto, colpisci, bene. Perfetto. Aia. No, dovevi... Ok, bene, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta anche in maniera ottimale, direi. Per fortuna. Andiamo avanti. In realtà sarei praticamente arrivata al tempo limite. Facciamo proprio... ultimissima. Cercando di far molto molto veloce, dai. Cerchiamo di fare le ultime due. Cercando di non metterci troppo tempo. Okay. Mister negativo non è male, eh. Preferisco sinceramente Sunset. Sunset è fortissimo, è qualcosa di pazzesco, veramente, non avete idea. Però anche lui che gli dà... che gli dà degenerazione, non è male. Andiamo avanti. Ok. No, oh, ma vaffanculo, però è Spider-Man di merda. Voilà. Voilà. Oh. Almeno così l'abbiamo tolto. Ah, vero, lui è elettro, voglio proprio vedere se infatti giustamente Shock non gli fa nulla a lui. Gli è venuto un shock di ciò, 20 praticamente, assurdo. Ma ovviamente a lui non fa nulla. E così, ah... Quanto cavolo ci ha tolto? Ma è assurdo. Ma potentissimo, eh. Vabbè, allora, facciamo l'ultima. Cercando di arrivare a 75.000 punti, così poi ci possiamo salutare. Perché devo anche mettermi a fare un po' dei miei classici esercizi fisici, del mio classico esercizio fisico, che fa bene. Col 5 stelle che sicuramente fa più punti, va. Vai così, va. Ok. Non sono sicuro che arriviamo a 75, eh. Già devono fare 10.000 tutti e tre. Almeno 10.000. E devo soprattutto vincerle tutte e tre. Non è detto. Opla, schivata. E ora speciale 2. Abbastanza fastidioso, eh. Qui non mi ricordo come si chiama, Ercole. E lui. Opla. Cerchiamo di finirlo.
No, è vero che lui c'ha questa cosa di essere inarrestabile per un po'. Merda. Ok, adesso basta. Ciao. Bene, dimmi che fai più di 10.000. Forse proprio al pelo, eh. Perché scintilla? Tempesta. Tempesta è forte, guarda qua. È potentissima. È assurda, Tempesta. Io adoro Tempesta, voglio portarla a livello massimo. Che Bishop. 6 stelle, pure lei. Non me lo ricordavo. Sinceramente... Beh, in realtà... Forse si difende bene, eh? Di un po'... Dai, oh. Il suo lo fa. Direi proprio che fa il suo. E con questo credo proprio che abbiamo raggiunto, sì, 77.000 punti e quindi ci possiamo salutare, anche perché proprio siamo arrivati al massimo del tempo che potevo dedicare a questo video. Ho sbagliato, vabbè, non ho richiesto la ricompensa, fa niente, andiamo a prenderla qui. Anche le altre, benissimo. E ora da adesso in poi accumuleremo un bel po' di cristalli e quando arriverò a 1000 li faremo un grandissimo spacchettamento cristalli, ok? Quindi aspettatevi non prima di ottobre / novembre. Io per il resto vi auguro una buona giornata, noi ci vediamo domani con un altro video e soprattutto Marvel Serie dei Campioni. La prossima settimana Twitch trovate le mie live, tanto ormai c'è anche l'alert a inizio video, quindi più chiaro di così. Per il resto non mi resta che augurarvi una buona giornata. Ciao a tutti!